Amici e amiche di Lega Nerd, bentornati qua su Eurega in pochi minuti. Come sempre cercheremo di fornirvi un po' di scienza. Oggi parleremo di nuovo di Hubble, perché da Hubble offline siamo ridiventati un'altra volta con Hubble online. 42. Oggi con Alberto Graziani, ingegnere spaziale per ESA, parliamo di nuovo di Hubble. Ciao Alberto! Ciao Alessio, ciao amici di Lega Nerd. Ok, allora ci troviamo qua di nuovo a parlare appunto del nostro satellite telescopio perché insomma buone notizie ci sono, ma prima di andare appunto nel dettaglio ricordiamo che cosa è successo più o meno un mese fa ad Hubble. Sì, il 13 giugno infatti Hubble improvvisamente si è spento, è andato in cosiddetto safe mode perché gli strumenti scientifici non davano più le informazioni, non trasmettevano più i dati. E come previsto dal protocollo, il satellite si mette in questo cosiddetto safe mode dove spegne tutte le apparecchiature non essenziali e rimane in vita a parlare con la Terra. E da lì sono partite immediatamente, ovviamente, le investigazioni da parte del team di Terra per cercare di capire come mai un sistema così complesso avesse smesso di funzionare. Dopo quanti anni, nel senso, Hubble è da più di 30 anni che sta in orbita, Da giusto? più di 30 anni che sta in orbita, è stato, come abbiamo già detto altre volte, no? Riparato più volte anche dallo shuttle, e questa volta nessuno può andare su a controllarlo, quindi bisogna fare procedure di accensione e spegnimenti da terra, e che ovviamente finché accendi o finché hai qualcosa che funziona va bene, ma quando devi cominciare anche a spegnere dei computer, c'è sempre il rischio che possano non accendersi più. E dopo un mese di procedure, di test, di prove, di analisi, di revisione dei dati, sono finalmente riusciti a riaccenderlo, a rimetterlo in funzione ed essere pienamente operativi. E quali sono state appunto le operazioni? Intanto adesso è stato riattivato Hubble Sì. e c'è stato un report di quello che è successo? Sono comunque uscite alcune informazioni rispetto a questa problematica, oppure no? Sì, allora la NASA ha tenuto, diciamo, al corrente con report più o meno dettagliati, e quello che è successo praticamente sembra che il power control unit principale non stesse più funzionando, e con l'accensione diciamo, con le procedure di accensione della parte di backup e mettendo in funzione il computer secondario, questa unità secondaria è ripartita. Ed ora funziona. Per dimostrarlo, hanno rilasciato delle immagini, hanno proprio riacceso gli strumenti scientifici e rilasciato ieri, delle immagini di galassie lontane, molto lontane, per farci vedere appunto che funziona e che è nuovamente operativo. In realtà, Hubble è tornato pienamente operativo il 15 luglio, ma la parte scientifica e le immagini sono state rilasciate soltanto il 17. Una curiosità, sono stati coinvolti oltre 50 persone della NASA, o comunque del gruppo di ricerca che lavorano attorno ad Hubble, anche persone che non lavoravano più nella NASA, perché sono anche in pensione, sono state richiamate, quindi la NASA ha proprio messo un grande sforzo di persone per Per rivedere tutte poterlo le riattivare, sì, procedure, dai. esatto, per cercare di farlo funzionare. E la procedura di riaccensione è durata addirittura 15 ore perché hanno dovuto spegnere varie cose, riaccenderle, quindi hanno fatto tanti tentativi e dopo 15 ore sono finalmente riusciti a rimetterlo, come si dice, up and running, quindi funzionante, pienamente funzionante, e nell'arco di appunto un giorno, poco più, hanno catturato le nuove immagini. E quindi Apple è nuovamente operativo e, come hanno dichiarato alla NASA, sarà operativo ancora per tanti anni. E questa accensione dei computer di backup era già successo nel 2008, e nel 2009 era stata lanciata l'ultima missione shuttle per aggiustarlo. Quindi ora, non so, speriamo continui a funzionare come dicono, ecco. Beh, insomma, bentornato Hubble, cioè dopo 30 anni ancora deve darci ancora tante immagini, quindi siamo contenti Esatto. che la NASA, insomma, anche da come ci hai raccontato, che tutto questo dispendio di forze
insomma ci tenevano a non pensionarlo con una, diciamo, disavventura così non programmata, ecco. Esatto. Vogliono sicuramente che sia ancora funzionante, che torni pienamente operativo, c'è ancora tanta scienza da fare, la volontà di continuare ovviamente c'è, e poi aspettiamo i suoi successori, ma non è previsto comunque che vada in pensione anche quando saranno i suoi, immediatamente quando saranno i suoi successori, quindi speriamo che con questo, anzi siamo fiduciosi che con questo aggiornamento, con questa nuova modalità di funzionamento, Hubble possa ancora regalarci grandi immagini dello spazio. Bene. Senti, Alberto, grazie. Ovviamente, come sempre, quando dobbiamo un pochino chiacchierare di spazio, di satelliti e tanto altro, sei sempre benvenuto, quindi al prossimo approfondimento. Al prossimo approfondimento, assolutamente. Grazie mille. Ciao Alberto, ciao. Ciao. Grazie a questo approfondimento di Alberto Graziani, sicuramente abbiamo fatto un pochino la storia di come è stato riattivato il nostro satellite telescopio. Come sempre, seguite il nostro canale di YouTube di Lega Nerd e leganerd.com per tutte le notizie di scienze e tanto altro ancora. Fate un like o un dislike se non vi è piaciuto a questa notizia. E da Alessio, Eureka e in pochi minuti, un grande abbraccio e al prossimo approfondimento. Ciao ragazzi!